Dal Festival di Sanremo 2018 la canzone vincitrice Non mi avete fatto niente. Dirige l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoli. Cantano Ermal Meta e Fabrizio Moro. Al Thailand non sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla, oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno grida forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti neanche a un funerale. A Nizza il mare è rosso, di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio in un abbraccio. Di padri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce, non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. C'è chi si fa la croce, chi prende sui tappeti, le chiese e le moschee, le mamme e tutti i preti. Resti separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza mondo, scaldiamoci la pelle, in fondo siamo uguali. Perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Che tutto va oltre le vostre inutili guerre. Non mi avete fatto niente. Le vostre inutili guerre. Non mi avete guerre. Tolto niente. Le vostre inutili. Non mi avete fatto guerre. Niente. Le vostre inutili. Non avete guerre. Avuto niente. Le vostre inutili guerre. Consapevole che tutto c'è, la felicità volava come vola via una bolla. Ma bene, bravi, molto bene. Abbiamo iniziato alla grande. Grazie, grazie. Cioè, bravi, bravi, bravi. Ma sentiamo subito la nostra insostituibile Loretta Goggi. Certo. Allora, siete stati bravissimi, ma non solo per la somiglianza, che devo dire anche nel trucco, specialmente Ross, era impressionante in alcuni momenti con Fabrizio Mobrici, mi pare che si chiami. Di... Moro, sì, in arte. Moro, sì. Ma la cosa che mi è piaciuta tanto è che l'avete proprio vissuta, cioè non avete cantato senza anima. Oltre all'imitazione c'era anche qualcosa di più e questo secondo me è andato oltre. Grazie. La somiglianza. Grazie. Complimenti tantissimo, anche perché per esempio Ermal non ha una voce particolarissima, tu hai beccato i movimenti delle mani quando batte il tempo, che fa così, e tutte le vocali tutte aperte che lui c'ha, che sono la sua caratteristica. Sì. Complimenti. Vincenzo, grazie, grazie. Complimenti, è stato un bellissimo esordio, un bellissimo inizio di trasmissione. Da te me l'aspettavo perché sei molto somigliante con Ermal Meta, ti somiglia molto, cioè tu somigli molto a Ermal Meta e a Edward Mani di Forbice anche. No, ma sai cosa? Rosario aveva un compito forse più difficile, ma posso chiedere una cosa? Come decidete? Di solito in base alla bassezza mia, di solito in base alla mia bassezza. Alla tua faccio tutti quelli alti. Sono curioso di vedere stasera cosa faranno la prossima settimana. C'è da ridere, no, quando la cosa assegneremo cosa dovranno fare la prossima settimana. Di questa coppia, secondo me, la cosa difficile è che loro hanno cantato, credo, solo questa volta insieme, Ermal Meta. Sembra che cantassero insieme da una vita. Per cui sono due voci molto diverse che si confondono come un fiume. In un grande brano. Siete riusciti a rendere questa... Grazie.
Sentiamo Giorgio. Grazie, certo. Giorgio, cosa state confabulando voi due? No, stavamo appunto notando il fatto che è un professionista, è migliorato, molto, migliorato il fiume, le cose. Prima parlava solo napoletano. Adesso anche l'italiano. Si capisce. Posso dire che sono felice di dare questa gioia a sti due ragazzi, che se no, ma veramente, ragazzi. Ma la vostra età, ma ancora? No, ma io sono contento che finalmente ho un comico accanto in una trasmissione. Cioè, no, e allora mi posso divertire. Guarda Loretta nel mezzo. Veniamo a noi, se no parliamo. Allora, vai. Io direi, secondo il mio modesto parere, Flora Canto l'avrebbe fatto meglio, sia Alba Pino. Secondo me. Ma non hai fatto tutto il discorso all'inizio? Secondo me, ma è un mio modesto parere. Secondo me Flora l'avrebbe fatto meglio. Tutti si parlava di imparzialità prima. Imparziale prima. Va bene, però. È una considerazione da giudice. Se no sembra. Però, che dire. Eravate, io ho visto dal monitor uguali, identici sia nel trucco che nell'interpretazione. Bravissime, inaspettate. Grazie. Sentiamo Enrico. Allora, io chiaramente pago lo scotto dell'impatto, quindi vi trovo già. L'impatto è stato un po' forte del trucco così. Infatti, io pensavo fossero anche da Luca un po' di Casa Monica. Non mi avete fatto niente, non mi avete rotto niente. Sai quando. Per carità, senza offesa per nessuno. Perché sono frasi che arrivano quando buttano giù le villette, dicono non mi avete fatto niente, non mi avete rotto niente, non è roba mia queste cose qua. Però poi. Vabbè, allora se va a parlare. Invece poi hai capito, mamma. Sai, poi ho capito, dico, questa Rai non si può dire questa cosa, allora dico, allora, ascoltiamo la musica. E devo dire che. Invece per essere due anchormen, diciamo così, due Vrice Stars, showman Vrice, vi siete calati nelle vesti di questi due grandi interpreti della canzone italiana. Per cui, congratulations. Molto grazie, bene, accomodatevi. Grazie.